Abbiamo fatto due gol pesantissimi, abbiamo vinto una partita difficilissima, ci aspetterà un secondo tempo a Pisa ancora più difficile. Sarebbe stato bello vincere questa partita, ma vincerla così è ancora più da consapevolezza. Perché la squadra ha fatto anche una partita più sporca, più pratica, ha messo in campo delle situazioni importanti e non era facile gestire un risultato contro una squadra così, perché anche il Pisa ha avuto delle occasioni, in parte siamo stati fortunati, in parte siamo stati molto bravi. E la partita di Pisa, se avremo questa mentalità, bisognerà andare a portare a casa un risultato. Vediamo che cosa succederà domenica, però abbiamo il vantaggio di un gol e quindi mi tengo questo perché non vorrei mettere soltanto l'accento al 93esimo su come abbiamo preso gol perché saremo qua a fasciarci la testa e non ha senso perché vista la prestazione della squadra, vista la prestazione della squadra è tanta roba. Tanta roba e quindi ci deve essere la consapevolezza. Dobbiamo innanzitutto recuperare le energie, questo è fondamentale, e poi andiamo a Pisa a giocarci questa partita bellissima, perché giocare questa sera, cioè, sarebbe da pagare. Essere in campo questa sera sarebbe stato da pagare, perché due squadre straordinarie in campo, spettacolo, scenografia, ambiente, bellissimo, bellissimo. No, Presidente non ha parlato, è venuto prima della partita, ci ha fatto in bocca al lupo, dopo la partita non ho visto nessuno, per quello che riguarda il risultato me lo tira fuori, mi tira fuori la risposta che dispiace, dispiace per come stava andando la partita, però all'inizio della partita, nell'ingresso in campo, mi avessero detto con un gol di vantaggio vai a Pisa a giocare, va benissimo. C'è l'amaro in bocca perché abbiamo preso gol al 93esimo, 94esimo, quello che è, però c'è la bocca buona ad aver visto una squadra che si è espressa in quella maniera lì. Iniziamo dalla Sì, fine, noi è difficile. abbiamo preso gol abbastanza subito, anche se siamo partiti meglio del Monza. Poi la squadra ha reagito molto bene e si è messa a giocare, ha creato tanto. Siamo andati sotto 2-0 in un momento in cui nessuno se lo poteva aspettare perché stavamo facendo noi la partita. E poi abbiamo fatto il 2-1 che ci tiene così mentalmente dentro ancora di più alla partita. Puskas e Beruatto sono usciti dopo aver accusato i crampi, per loro sei preoccupato oppure è soltanto un problema così, di stanchezza? No, no, solo crampi perché la squadra è normalmente molto stanca, però ho visto che anche tanti giocatori del Monza erano in difficoltà con i crampi perché ci sta. Fine stagione, partita di importanza molto che vale tanto, dunque ci sta, ma domenica i ragazzi saranno bene. Ultima cosa, mister, finita la partita da quasi mezz'ora si sentono ancora i tifosi del Pisa cantare nel loro settore. Se qualcuno avesse dei dubbi su cosa vi spingerà domenica, loro lo stanno già facendo capire. Sì, ma noi sappiamo qual è l'amore che trasmettono i nostri tifosi e sono sicuro che domenica lo dimostreranno ancora una volta.